Benvenuti carissimi amici al nostro consueto incontro settimanale con la Reggio Divina in questa prima domenica di Quaresima. Infatti mercoledì delle Ceneri abbiamo appena celebrato l'inizio di questo tempo di grazia, tempo di raccoglimento, tempo di riflessione, soprattutto tempo di penitenza e di cambiamento. E oggi a inoltrarci in questo tempo di Quaresima è proprio il Vangelo di San Marco, capitolo 1, versetti da 12 a 15. Leggiamo il testo. E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto. E nel deserto Gesù rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Intanto vediamo che Gesù, appena ricevuto il battesimo del Giordano, è pieno dello Spirito Santo. Ed è questo Spirito che lo conduce nel deserto e lì si prepara alla sua missione pubblica. E dopo questa esperienza va ad annunciare il Vangelo nella Galilea, ossia nella sua terra di missione. Dopo l'annuncio di Giovanni Battista, qui continua ad annunciare il regno di Dio. Ma vediamo che questo brevissimo testo può essere diviso in due parti. La prima parte dove vediamo appunto Gesù nel deserto e poi l'inizio dell'annuncio. Quindi Gesù si prepara alla sua missione pubblica in questo momento, in questo luogo solitario. Che cos'è il deserto? Il deserto è un luogo dove ci mancano le necessità, un luogo di tenti, un luogo di sopravvivenza, quindi anche un luogo di penitenza, ma soprattutto un luogo di silenzio, propizio per l'incontro intimo con Dio. Ed è lì che Gesù incontra le tentazioni. Che cosa sono le tentazioni? Perché le tentazioni non sono il peccato, ma sono quegli atti, quei momenti che ci possono far cadere nel peccato. Ricordiamoci che Gesù affronta le tentazioni come vero uomo. Sottolinea che Satana tenta Gesù durante tutti i 40 giorni. Perché? Perché in realtà le tentazioni non sono altro che questo tempo di preparazione, di lotta a qualcosa di grande. Le tentazioni si possono riassumere al tempo della nostra vita. Anche Gesù come uomo è stato tentato nella sua umanità durante tutta la sua vita terrena, fino al Calvario. E anche noi, per raggiungere il culmine della nostra vita, ossia l'incontro definitivo con Dio, veniamo tentati per tutta la durata della nostra vita. Tutta la nostra vita è fatta di deserti, di lotte, di visioni, di dubbi. Ed è questo che ci fa crescere nella fede. Poi sempre nel deserto Gesù viene accompagnato dalle bestie selvatiche e dagli angeli. Questo ci fa ricordare la prima creazione, il giardino dell'Eden, dove l'uomo, prima del peccato, camminava libero assieme alle bestie selvatiche e agli angeli. Quindi Gesù, nuovo Adamo, viene a instaurare questa nuova creazione, questa armonia tra l'uomo il creato e gli spiriti celesti. Ed ecco la seconda parte del Vangelo. Dopo aver vinto le tentazioni, Gesù inizia la sua missione, il suo annuncio. C'è una differenza con Giovanni Battista. Giovanni annunciava il regno che doveva venire. Gesù annuncia un regno che è già compiuto. Infatti dice il Vangelo, il tempo è compiuto. Ossia, le promesse fatte nell'Antico Testamento si sono avverate. Il regno di Dio è vicino, nella persona di Gesù. È Gesù stesso che rappresenta il regno di Dio. Ma per accogliere questo regno, per viverlo nella nostra vita, Gesù ci invita alla conversione, ossia
un cambiamento di rotta, un cambiamento nel nostro modo di pensare, di agire, di vivere, un cambiamento totale della nostra esistenza seguendo l'esempio di Gesù Cristo, facendo vivere Gesù Cristo in noi. E infine, credete al Vangelo. Credere al Vangelo vuol dire credere in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, accogliere Cristo nella nostra vita. Ma tutto questo soltanto con la grazia dello Spirito Santo. Infatti, chi ci dà la forza di vincere le tentazioni? Chi ci dà la capacità di recuperare questa armonia tra noi e il Creato? Chi ci dà la capacità di riconoscere che Cristo è l'unico e vero Salvatore? Se vediamo l'inizio del Vangelo di questa domenica, inizia proprio così. Lo Spirito Santo lo sospinse. Gesù è stato docile all'azione dello Spirito Santo e Lui lo ha condotto in tutta la sua vita, in tutta la sua missione. Anche noi abbiamo ricevuto lo stesso Spirito di Gesù nel nostro battesimo. Quindi è la forza dello Spirito Santo che ci conduce, che ci deve portare avanti nella nostra missione quotidiana, che abbiamo ricevuto nel battesimo. Questa settimana infatti vi propongo di fare questo esercizio. Entrare in questo deserto, sospinti dallo Spirito Santo. Invocarlo ogni giorno, perché ci dia la luce e la capacità di vedere quali sono le tentazioni da vincere per arrivare alla Santa Pasqua, e invocarlo ancora perché ci dia lui la forza di vincere queste tentazioni. Concludiamo questa lezione invocando la Santissima Trinità. Gloria al Padre, al Figlio